Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video, finalmente video Lidl. E era un po' che non registravo per questo genere di video. L'ultimo video Lidl è stato quello delle creme di tipo 2-3 settimane fa e nonostante io sia stata, mi sia stato detto appunto di copiare questo genere di video, visto che abbiamo comunque già abbondantemente risposto alla questione, non voglio soffermarmi troppo. Comunque sono qui ovviamente perché io non mi sento proprio di copiare proprio nessuno. Ragazze, oggi vi voglio parlare di tutte le uscite per la casa e per la decorazione di casa per Pasqua che sono uscite in queste 2 settimane da Lidl. Allora, le decorazioni pasquali sono uscite la settimana scorsa, mentre la settimana in corso, ossia ieri che era il 19 di febbraio, sono uscite tutte delle decorazioni un po' shabby chic per la casa. Io direi di iniziare subito con le decorazioni della settimana scorsa, quelle pasquali che erano stupende, e poi ci dedichiamo a quelle per la casa. Sono uscite veramente tantissime cose sfiziose. Nel frattempo io vi faccio scorrere il volantino di modo che potete vedere di che cosa si trattava, ma sicuramente se avete visto questo video sapete di cosa parlo. Io non sono riuscita ad andare il lunedì scorso, ma sono andata il venerdì, quindi quando poi sono andata molte cose erano già finite. Però questa mattina sono tornata da Lidl e nel mio Lidl, quello più vicino a casa mia, ho trovato altre cosine che veramente pensavo di non trovare più. Quindi ho raccattato, diciamo così, un po' di cose che adesso vi mostro subito. Come ogni anno sono uscite tutte quelle decorazioncine in feltro, quindi farfalline, fiori e quant'altro. E oltre alle decorazioni in feltro, anche quelle da appendere, abbiamo trovato quelle in ceramica. E quelle in ceramica erano una cosa bellissima. Io l'anno scorso avevo acquistato già delle gallinelle in ceramica che vi mostro perché sono riuscite anche quest'anno, ed erano in una confezione da 3, quindi c'era la gallina grigia, quella rosa e quella verde. Queste qua venivano tutte queste decorazioni che adesso vi mostro, 3,99 euro. Oltre a queste c'erano tutti dei coniglietti in ceramica, c'era un coniglietto porta alzatina e un altro coniglietto che portava come una specie di vassoietto, diciamo così. Oltre a queste cose in ceramica sono usciti anche degli uccellini da appendere e questi io li ho comprati settimana scorsa. Sono, come vi ho detto, in ceramica in 3 colori diversi, li troviamo bianchi, grigi e verdi. Adesso ve ne mostro uno, ad esempio questo qua grigio. Come vedete sono molto piccoli e sono da appendere. Io li appenderò all'albero di Pasqua perché quest'anno ho intenzione di fare l'albero di Pasqua. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una tradizione tedesca, si raccolgono, comunque si comprano già delle strutture già fatte che sembrano degli alberi, o comunque si raccolgono dei rami, si fanno seccare ovviamente, e poi si appendono tutte queste uccellini, le uova, oppure si appendono con le mollettine tipo delle farfalle o sempre degli uccellini, si decorano con dei fiorellini ed è una decorazione prettamente pasquale, quindi quest'anno voglio farlo e mi sono munita di questi uccellini di ceramica. Una cosa che mi è dispiaciuto tantissimo non trovare, che era disponibile la settimana scorsa, erano degli uccellini e delle farfalline a clip, sempre per decorare l'albero di Pasqua, che non ho trovato in nessun Lidl. Ne ho girati due, quelli due vicino casa, e niente. Sempre la settimana scorsa, e parliamo sempre di decorazioni pasquali, sono usciti ogni genere di decorazione in legno, come anche lì coniglietti, teste di coniglio, farfalle in legno, piccole lanternine, sono usciti dei vasetti con le piantine finte, sono uscite dei mini vassoietti, e io in tutta questa serie di decorazioni oggi sono riuscita a trovare una cosa che anche questa pensavo di non trovare più, ossia ho preso una ghirlanda che apriamo insieme, mi piaceva tantissimo, questa qua veniva 2,99 euro, e sono quelle ghirlande, eccole qua, da appendere a fuori la porta ad esempio, e la trovo molto molto primaverile con tutti questi fiori e farfalle.
come vedete, e l'ho presa verde, c'era arancione e gialla, e ha tutto questo raso con in fondo tutte delle palline, delle farfalline, dei fiori di legno. Questo qua molto molto carino, lo trovo veramente super primaverile pasquale. Inoltre, oltre a tutte queste cose, sono uscite settimana scorsa anche tutti dei vasetti in vetro, più grandi, più piccoli, con i coperchi, e io sempre oggi che li ho trovati finalmente, ho voluto prendere questi due vasetti con il tappo a cuore e rosa. Cioè, ragazzi, come farseli scappare, sono uno spettacolo. Ho preso, eccoli qua, sono di questa dimensione con il tappo ermetico, quindi anche se vogliamo mettere delle cosine commestibili, ad esempio, non perdono la croccantezza, per dire, dei biscotti. E poi c'è questo nastrino che adesso poi va rifatto, ovviamente è un fiocchetto, e sono due, era la confezione da due, come vedete, li ho pagati 3,99 euro, in vetro e ceramica, molto carini. Queste erano tutte le decorazioni pasquali della settimana scorsa. Venendo a questa settimana, abbiamo trovato tutte delle decorazioni per la casa un po' shabby chic. Sono state riproposte alcune cose che c'erano anche l'anno scorso, ad esempio dei piccoli bauletti o delle scatole in cartone, anche queste decorate un po' shabby. Bellissimi erano gli orologi decorati, c'erano in tante fantasie diverse, delle cornici molto carine, sia quelle con sono di plastica con tante fotografie da inserire e delle scritte, oppure quelle in legno, quelle più piccole fatte a tondo e a cerchio e a quadrato e fatte a casetta, cuscini per le seggiole, c'erano delle cassettierine piccoline con scritto home oppure love che erano già uscite in precedenza l'anno scorso. Molto belle erano anche delle ceste di vimini che venivano all'incirca 35 euro ed erano due ceste, una più grande e una più piccola, ad esempio per mettere la biancheria. Io di queste cose avevo acquistato l'anno scorso due o tre pezzi che adesso vi mostro. Per quanto riguarda le cornici, l'anno scorso avevo preso queste due di legno, adesso le vedete già con le foto perché ovviamente io durante l'anno le ho messo le foto ovviamente, e sono in legno molto belle con una fatta quadrata un po' shabby, vedete che comunque ha tutto un po' grattato qua, e l'altra è tonda e hanno la particolarità di questo fiocchetto che le tiene su, che le fa pendere al muro. Queste qua erano veramente bellissime, l'unica cosa è che sono molto molto piccole, quindi io poi ho risolto mettendo delle foto di quando sono stata in Provenza nei campi di lavanda, perché se volete mettere un soggetto, ad esempio un primo piano, non riuscite perché sono veramente piccole le foto. Sempre parlando di cornici, anche quest'anno sono uscite queste cornici fatte a casetta, e la differenza dall'anno scorso è che mentre l'anno scorso erano una bianca e una grigia, proprio grigia, quest'anno invece sono una bianca e una marroncina, ma comunque sono molto belle perché possono essere messe tipo su una superficie come una cassettiera oppure possono essere appese. Io ad esempio le ho appese e le abbiamo, vedete che il soggetto praticamente siamo io e Alessandro, e io le ho messe vicine perché mi piaceva tenerle vicine visto che lo sfondo era più o meno lo stesso, ecco. E anche queste molto belle in legno, sempre in legno. Sono riuscite le lavagnette, ma soltanto in due modelli diversi, un modello lungo con in fondo un cuoricino e il modello che io avevo già acquistato l'anno scorso, che è questo qua, molto semplice, con il portagessetti, perché poi vedete io ho acquistato i gessetti. E avevo già scritto l'anno scorso "Things to do, be happy". E questa qua me la tengo sempre in cucina come promemoria, un anno che è lì e non ho intenzione di cancellare la scritta. Quindi enjoy living, sotto vedete c'è scritto. E anche questa qua molto carina, sono veramente degli oggetti decorativi che costano poco ma comunque arredano tantissimo la casa. Per ultima cosa sono uscite tutte delle decorazioncine da appendere ad esempio alle maniglie oppure ai mobili in latta. C'erano i cuori, c'erano le farfalle, c'erano i fiori, anche quelli erano molto belli. Addirittura c'era un appendino molto lungo con tutti dei ganci fatti a cuore, anche quello da appendere ad esempio appenderci gli strofinacci, canovaci, oppure era molto grosso quindi potevate utilizzarlo tranquillamente per appendere delle giacche o dei giubbotti.
Ok ragazze, queste erano tutte le cose che ho acquistato e tutto quello che è uscito da Lidl in questo periodo, diciamo in queste 2 settimane, e ci stiamo iniziando ad avvicinare alla primavera, alla Pasqua. Io non vedo l'ora, quando arriva questo periodo che è metà febbraio io voglio soltanto il caldo, i fiori, la primavera. Ditemi anche voi se la pensate così e fatemi sapere che cosa avete acquistato, mi raccomando, che sono curiosa, se avete trovato tutto, se avete trovato quei bellissimi uccellini con le clip che io ci faccio la caccia, spero che Lidl le rimetta, perché magari si sono andati molto a ruba, a volte certi oggetti li rimettono, speriamo, speriamo. Quindi ragazze, con questo è tutto, se vi va e vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e seguitemi sempre su Instagram, giù nell'infobox c'è il link diretto all'account dove mi trovate sempre più attiva e mi seguite in tempo reale. Vi mando un bacione enorme, ci vediamo prestissimo in un prossimo video, ciao!